Mattia metteva sempre gli altri prima di se stesso, aveva pensato a tutti noi ed era felice di trascorrere le feste insieme. E il commosso ricordo dei familiari di Mattia, Mico Monaco, il giovane di Chieti, trovato morto il 28 dicembre scorso, in auto ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo, accanto ai regali di Natale da consegnare alla figlioletta e ai parenti. Mattia aveva un animo nobile, si preoccupava per tutti ed era sempre pronto ad aiutare gli altri mettendo se stesso al secondo posto, ha ricordato la mamma del trentenne, che in una lettera pubblica ha voluto sottolineare i tanti pregi del giovane ma anche smentire alcune ricostruzioni delle prime ore. Non è vero che usciva da una comunità terapeutica, come è stato scritto, si era recato lì per lavoro. Aveva spirito di sacrificio, era un gran lavoratore, molto stimato e apprezzato. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile non solo in noi, ma in tutte quelle persone che hanno condotto con Mattia un pezzo di vita, raccontano i familiari.